Oggi vi parlo dei vaderoni della Caperlan. Secondo te sono buoni o sono una meuzza a 129-130 euro? Come l'ho comprato io, ora mi sembra costano anche di più. Andiamo a vedere, dai. Ciao bimbacci e bentornati su Itinerari di Pesca, il canale che tratta di pesca sportiva dal punto di vista non agonistico, prettamente puramente ricreativo. Io sono Nicola, sono un pescatore, un infermiere e sono qua per accompagnarti in questo viaggio. Oggi review e parliamo dei Vades 900 Termo di Caperlan. Ecco il mio schemino, andiamo! Allora, alcuni particolari da dare di questi, partiamo dalla presentazione del prodotto, quindi alcuni particolari da dare di questi Vaders neri che io ho utilizzato tantissimo ad Andorra e sono diventati ufficialmente i miei Vaders estate-inverno, ok? Hanno un costo che lo vedremo fra poco, ho già messo il prezzo aggiornato, quindi... Allora, assemblaggio senza cuciture, e questo è veramente comodo, in movimento a non avere cuciture che sfregano, strusciano e fanno dei danni sul nostro corpicino. Quindi per questa cosa dell'assemblaggio senza cuciture l'ho notata ed è particolarmente comoda. Abbiamo gli stivali in più, cioè plastica isolante termicamente, e cosa che non viene detta nella descrizione, dentro c'è un peletto morbido, ci sono delle solette col pletto che sono veramente comode, ti tengono caldo il piede e te lo asciugano in estate, che non è assolutamente una cosa brutta. Abbiamo una suola dentellata, ma questa suola dentellata sinceramente io non l'ho trovata eccezionale, a parte i cani che abbaiano, non l'ho trovata eccezionale perché in certe situazioni mi ha abbandonato, ho rischiato lo scivolone giù da scogli, da sassi quando ero in torrente, perché è un pochino troppo rigida, forse magari con il tempo si ammorbidirà. Gli spallacci elastici regolabili con sgancio rapido, questi sono veramente molto comodi per chi si muove in pesca, sono belli robusti, una bella elasticità, ma sono convinto che poi col tempo, come tutti gli spallacci elastici, prima o poi un pochino molleranno. Naturalmente a vedere come sono impostati penso si possano anche sostituire, basta andare da un sarto cinese e si cambia. Allora, la parte bassa abbiamo un componente antiabrasione rinforzata su stinchi e ginocchia, vero? Questo ci permette, è una banalità, ma per noi pescatori quando vogliamo fotografare una cattura di chinarci tranquillamente e di poterla fare, sto diventando cieco con queste softbox, dicevo, consente a noi pescatori di appoggiarci tranquillamente per fare delle catture, inginocchiarci per legare magari qualcosa, un amo, cambiare un artificiale, senza rischiare di danneggiare il tessuto del nostro vader e bucarlo. Allora, è disponibile in due vestibilità diverse, su numeri 42-43 e 44-45, ma io ti dico che si trovano anche 38-39 o 39-40, e quindi dal 39-40, 40-41, 42-43, 44-45, quindi dalla descrizione ne veira, ci sono anche più grandi. La difficoltà però è che da uomo si trovano le taglie grandi, purtroppo da donna, se la tua compagna o sei una pescatrice, difficilmente troverai una taglia così, una taglia diciamo bassa. Allora, la parte alta l'abbiamo in neoprene da 4 mm, questo lo dimostra tutto nei momenti freddissimi dove il Vaders tiene caldo ma in maniera non soffocante perché lascia traspirare l'aria, e d'estate ti copre ma non ti affoga, basta comunque mettersi una maglietta piuttosto che mettersi un giacchetto d'inverno. La parte bassa è il neoprene antiabrasione di 4 mm ed effettivamente copre bene, tiene bene la temperatura, isola bene dall'esterno ma allo stesso tempo rimane traspirante. Naturalmente ci troveremo sempre con le nostre zampette belle, le nostre gambettine belle sudate se sei uno come me che suda tanto, ma di per sé regolano veramente molto bene la temperatura. È pur vero che hanno un prezzo più alto rispetto al Vaders classico Decathlon che avevo già recensito anni fa, un Vaders molto più semplice in gomma, è un copertone di una macchina, quindi fate bobis. Stivale e suole iniettati di poliuretano, e questo rende la camminata molto più comoda, molto meno faticosa, il piede non fa male a fine giornata, è come aver avuto un paio di tennis, e credimi, se devi fare una giornata in torrente a risalire, avere una scarpa comoda, in questo caso come ti dicevo la suola sotto non è proprio il top, ma il dentro è veramente comodo e ti aiuta veramente tanto. Allora, e sono, dice che sono adatte anche per usare belly boat, su questo non posso aiutarti perché io non uso belly boat, non l'ho mai usato e credo che mai lo userò, quindi non posso esserti d'aiuto sull'argomento. Allora, parliamo ora della mia sensazione dell'uso in pesca. Li ho trovati caldi e freschi. Che cosa significa? Che d'inverno ad Andorra, dove le temperature andavano anche a -1, -2, sono la mattina presto, si sono rivelati dei
Ah, quando faccio così spari il colore. Dicevo, si sono rivelati veramente comodi, caldi, ci hanno avvolti nel loro calore e ci hanno permesso di passare in zone veramente fredde con acque gelide. D'estate, per assurdo, li ho usati e sono freschi. Non so spiegarti come, perché non sono un gran utilizzatore di Waders, ma ormai sono i miei Waders per tutto l'anno. Uso Waders di neoprene sia d'inverno che d'estate. Poi, per quello che riguarda il grip, come ti dicevo, non è proprio al top. Secondo me il grip del Waders di questo modello di Decathlon, di Caperlan, potevano fare meglio. Spero che col tempo magari si ammorbidiscano sotto e diventino più selvatici, più aggrippanti, ma per ora lo vedo un po' come un difetto di questo Waders. Devo dire che, ecco, comodi nei movimenti, ti ripeto, mi sono fatto uno schemino per ricordarmi tutto. Sì, effettivamente questi Waders sono veramente veramente molto comodi nel movimento, perché essendo neoprene, io essendo abituato al classico gommone, dove ogni movimento è uno sfregamento, con il neoprene invece sei veramente molto comodo anche in arrampicata, cioè quando sei in torrente che devi arrampicarti su punti particolarmente scomodi, questo Waders ti permette una piega dell'articolazione veramente importante, veramente utile. Bella la cosa della sacca da trasporto, il Waders viene fornito con una comoda sacca, è molto bellina perché l'apice e il Waders è piegato in modalità Tetris, che devi essere un fenomeno per mettercelo, ma alla terza o quarta volta poi impari, però si apre e c'ha l'appoggino per i piedi. E non è una banalità il fatto che non mi zozzo i calzini per mettermi Waders, o non devo portare un qualcosa di extra dove appoggiarmi mentre mi metto i Waders. Quindi complimenti, perché, ripeto, la sacca di trasporto è stata una grande, grande, bella idea. Ha due sacche, una interna e un'esterna. Io le uso in maniera eccezionale mettendole in quella interna slamatori, eventuali pinze o cosine del genere proprio di pronta presa. E quella esterna, essendo impermeabile, avendo la cerniera impermeabile, io ci metto il cellulare, quindi posso utilizzare il telefonino, posso fare foto e avere, insomma, la comodità in pieno stile 2.0, anzi 3.0, generazione X o generazione Z, per essere sempre social in ogni momento. Quindi ottime quelle due sacche lì. Altra cosa in più che secondo me non guasta, la cinta e gli spallacci. Io avevo trovato in altri Waders molto scomodo irregolarli, quando te li metti, invece con questi Waders ogni volta che li metti tum, precisi, si regolano molto bene, sono stabili sia per quello che riguarda appunto lo spallaccio sia per quello che riguarda la cinta. Comodi. Ora però si va sul prezzo, perché abbiamo visto un po' pregi e difetti di questi Waders, vediamo un pochino al prezzo. Abbiamo un prezzo, al momento attuale, io sto registrando questa review, la sto registrando a gennaio del 2022, abbiamo un prezzo di 140, io l'avevo pagato 129 l'anno scorso, quest'anno 140, però che ti devo dire? Voi avete un Waders che ti dura nel tempo, che ha tutte queste caratteristiche, secondo me 140 ci stiamo. Siamo sulla fascia di mercato intermedia, nel senso anche altri brand portano prodotti di questa tipologia di prezzo. Secondo me Caperlan ci ha azzeccato, ha tirato fuori veramente un bel Waders. Non facciamo gli spilorci, 140 euro ci stanno veramente molto bene. Perfetti. Poi, ripeto, se uno vuole un qualcosina di più economico, c'è. Caperlan lo fa e lo fanno anche altri brand, altre aziende, quindi non da, diciamo, se uno vuole spendere meno si trova anche da meno. Se uno vuole, io sto parlando di un Waders che per me è considerabile di fascia alta, nonostante il prezzo sia quello di una fascia intermedia. Però ve li consiglio o non ve li consiglio? Beh, per consigliarveli, secondo me dovete farne un uso di almeno 15-20 volte l'anno. Se è un Waders che usate una volta, due volte l'anno, ha poco senso spenderli in un Waders del genere, perché magari sarete utilizzatori che lo usano principalmente d'estate. Se siete invece per te, quindi vi va bene anche un classico Waders a gommone della Dunlop. Se invece volete utilizzare il Waders in estate, in inverno, in viaggio, in molte realtà lo utilizzate 15-20 volte l'anno, secondo me questo è il Waders che fa per voi. Detto questo, anche questo video è giunto al termine, ti ringrazio tantissimo per aver visto anche questa review. Sto piano piano prendendo la mano con questo format che avevo tralasciato un po' e per il quale non ho scritto come per i tutorial, quanto piuttosto una scaletta. Mi raccomando, lascia un commento, una condivisione, un mi piace, per te tutte queste cose sono totalmente gratuite, ma sono interazioni che per il nostro canale sono veramente fondamentali. Ti ringrazio tantissimo, ti mando un caro bacione, tante care cose e come sempre il nostro motto, catch release. Ciao bimbaccio!
Ciao, ma troppo alto, via. Mi calma, sì. Oh.